Salve a tutti X-Nerd, anzi, salve a tutti X-Nerd, sono Lady Loki e come potete vedere questa è la maschera che hanno dato per, diciamo, promuovere il film Annabelle 3 dal 3 luglio al cinema. Io sono andata a vedere la maratona e quindi mi hanno dato la maschera che vi faccio vedere sempre all'inizio dei video i gadget che danno. A Lucy c'era una locandina, io lo trovo molto meglio come, diciamo, gadget da dare perché era un target particolare, è vero, quindi forse la maschera in questo caso era giustificata, però io mi chiedo sempre cosa ce ne facciamo di robe come queste quando una locandina è appendibile e quindi si può tenere, come ricordo, questa sì la puoi appendere ma non fa lo stesso effetto. C'è da dire che però, come potete vedere, ha una qualità decente e a me è servita come ventaglio durante tutto il film perché la sala era caldissima. A questo proposito vi ricordo che le nostre recensioni sono sempre no spoiler all'inizio, nel titolo c'è il momento in cui inizio a fargli spoiler e da lì in poi spoiler, ma tranquilli vi avviso. Allora, prima di tutto sentirete del casino in sottofondo, questo perché c'è il condizionatore che va, mi dispiace ragazzi ma non riesco neanche a ragionare dal caldo che c'è stasera e con queste luci non migliora certo la situazione. Quindi parliamo di Annabelle 3, allora, piccolo passo indietro. Io prima di aver visto Annabelle 3, ieri mi sono sparata Annabelle 1 e 2, non perché non li avessi visti, ma perché uno era del 2014, uno del 2017. Immaginatevi quanto potessi ricordarmeli, e soprattutto ci sono sempre degli easter egg o cose del genere, quindi nei film horror a catena, quindi nelle serie, mi piace sempre rivedere quelli precedenti. Nella maratona mi hanno permesso di vedere The Conjuring, o Conjuring, adesso non so bene come si dica. In ogni caso, sappiate che a livello della saga è il mio preferito. Io devo dire che nonostante l'abbia già visto almeno 3 volte, nonostante comunque sia passato qualche anno da quando è stato prodotto, a me piace sempre tantissimo e trovo che sia il film più riuscito dell'intera saga. Mentre in Annabelle vi stupirò dicendovi che non è il primo quello che mi piace di più, ma il secondo. Cioè la creazione di Annabelle vero e proprio, che è un prequel rispetto al primo. Cioè il secondo sarebbe un prequel del primo ma va visto dopo, vabbè, avete capito. È il mio preferito perché lo trovo veramente, 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 veramente inquietante e diciamo che è quello che apprezzo di più. Vedendo Annabelle 3 io ero preoccupata di tutta una serie di cose. Voi siete qui soprattutto per sapere se vale la pena vederlo al cinema e vi dico di sì. Questo ve lo dico proprio col cuore leggero, sì, assolutamente, perché trovo che molti dettagli al cinema, in una sala buia, con gli stereo a palla, sicuramente renderanno di più, soprattutto i jumpscare che in questo film io credo che siano stati veramente, veramente ben calcolati, quindi vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere al cinema. Ma mi è piaciuto questo film? Allora, c'è da considerare che avevo delle aspettative, sì, perché con The Conjuring 1 e con Annabelle 2 avevo sicuramente delle aspettative positive, però dopo abbiamo visto film come La Llorona. Vi lascio qua la recensione, no, La Llorona no, ho fatto anche The Nun, ve lo lascio qua, sempre della stessa saga, non era male ma non era niente di che, secondo me poteva essere meglio, anche se alla luce di tutti quegli horror che ho visto fino adesso, tipo Polaroid, La Llorona appunto, e Ma e tutti gli altri che ho recensito e che potrete trovare attualmente su questo canale, questo comunque rimane un film che non mi è piaciuto del tutto, però si difende benissimo. Cioè, io credo che la saga di The Conjuring e i suoi spin-off, a parte per La Llorona, che facciamo finta che non esista e non serve a niente, quindi non so perché l'abbiano fatto, e dopo vi spiegherò ulteriormente, collegandolo a questo film nella parte spoiler, perché secondo me proprio non aveva senso fare quel film. Comunque, vi dicevo, secondo me questa saga si difende davvero davvero bene a livello di horror moderno, nel senso che attualmente hanno tirato fuori dei film che hanno poco senso, che molto spesso sono poco curati, cui i dialoghi non hanno senso la maggior parte delle volte. Qui non c'è questa cosa, cioè vi può piacere o meno il film, potete trovare che le cose che abbiano mostrato siano più o meno esagerate, ci sono delle scelte che proprio non ho apprezzato, però i dialoghi hanno senso di esistere, quindi non vi trovate scene che siete lì tipo non succederà mai questa cosa, cioè non mi posso immedesimare in questo genere di personaggio. Invece nei film di The Conjuring, vi ripeto, a parte La Llorona, mi sono sempre trovata abbastanza bene, anche se appunto certe cose non le ritenevo di mio gusto. Anche qui ci sono stati degli elementi, dicevo, che non mi sono piaciuti del tutto. Io prima di
vedere, madonna, la mia voce con il condizionatore va e viene. Dicevo, prima di vedere questo film avevo cercato online le curiosità, perché per esempio voi dovete sapere che all'interno della saga di The Conjuring hanno sempre chiamato un prete per benedire le riprese, perché sono successe sempre delle cose inspiegabili. Scusate, la mia spilla, tranquilli, non è Annabelle. E vi dicevo, anche stavolta effettivamente hanno dovuto chiamare un prete, nonostante tutto c'erano state delle questioni tipo macchine fotografiche appena comprate, Polaroid che scattano e sono tutte nere, persone che hanno sentito un improvviso calo di energia in roulotte, cioè cose di questo genere. A questo proposito vi lascio qui in descrizione un articolo che ho trovato delle varie curiosità, visto che io qui vorrei parlare più che altro del film, però se vi va di dare un'occhiatina, qualcosa di spoiler c'è, però niente di grave, quindi potete godervi lo stesso il film o potete vederlo direttamente dopo. Con la parte no spoiler, scusatemi, con la parte spoiler. Allora, cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto? Allora, diciamo che sicuramente si capiva da subito che il punto focale del film sarebbe stata Judy Warren, la figlia di Ed e Lorraine. Lorraine, una cosa del genere. Io ho trovato questa bambina già interessante dagli altri film, non sapevo quanto sarebbe stata protagonista rispetto ai genitori. A questo proposito vi dico tanto, se vi aspettate i Warren forti come una volta, scordatevelo tantissimo perché i Warren si vedranno molto molto poco, le protagoniste del film sono appunto Judy e le sue amiche e ovviamente la stanza dei manufatti stregati, maledetti o che hanno fatto parte di alcuni riti particolare che ce la menano da tre film e finalmente ce la fanno vedere. Molto 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 bella. Lo dicevo a Davide, questo film è fantastico per il modo in cui omaggia sia i tempi, perché secondo me questo è un chiaro riferimento agli anni 70. Una delle prime inquadrature che ve lo dicono, al di là del fatto che appunto anche l'architettura della casa oppure i vestiti sono stati curati per rispecchiare gli anni 70, però in generale io penso che all'inizio, quando non vi faccio spoiler tranquilli, cioè è solo per darvi un riferimento in caso vogliate vedere il film, quando i personaggi principali sono al supermercato. Semplicemente al supermercato, inquadrano per un attimo in un'inquadratura appunto un po' focalizzata su personaggio e fumetti, i fumetti degli anni 70, Swamp Thing e via dicendo, diciamo. Comunque, dalla grafica di quei fumetti vi rendete subito conto in che anni siamo. Per me è stato un riferimento temporale incredibile, perché se come me siete, sì, ok, legati alle questioni di moda e di architettura, però fino lì, sicuramente quei fumetti, anche solo per i colori, anche solo come sono impostate le copertine, vi danno subito l'idea dell'anno in cui è ambientato questo film, anni 70, fine 70, insomma, questo è il periodo. Io devo dire, e anche vabbè, ci sono altri elementi tipo i pattini a rotelle e così via, quindi sì, cioè vedo dei dettagli veramente ben fatti. Soprattutto è molto bella la stanza con i vari oggetti, ne vediamo davvero tantissimi e devo dire che sono stati tutti molto curati. Tuttavia, la pesantezza del film in alcune scene si vede, cioè il fatto che la trama ci metta un po' ad arrivare al e quindi. È soprattutto la prima parte, secondo me, che pecca di questa lentezza che poi dopo va svanendo. Tuttavia, io avevo l'aspettativa, sì, di vedere questa bellissima stanza e quindi di esserne affascinata, ma ero anche preoccupata di cosa avrebbe voluto dire vedere questa stanza con così tanti manufatti perché. Cioè, prima ci siamo concentrati per esempio su singole cose. Immaginatevi The Conjuring, che appunto era legata. Oddio, il computer in silenzioso ha fatto casino. Ok, dettagli. Comunque, no, non ci pensiamo perché effettivamente molto spesso io quando faccio recensioni di horror succedono cose che mi spaventano a morte. Quindi ignoriamo la cosa e andiamo avanti. Dicevo, sicuramente ci sono. Madonna, mi sono flashata. C'è un'aspettativa su questa stanza che però può essere anche in negativo, cioè come si gestiscono tutte queste cose. Fino adesso i film si sono concentrati cioè addirittura la voce va via, ok? Su piccoli espedienti, su singole storie. Guardate per esempio The Conjuring 1, dove sì, ok, c'erano tante morti all'interno della casa, tanti spiriti, però quello fondamentale era uno solo. E che ho ripetuto il suo nome e il nome di questo spirito fino a 20 secondi fa, ma ora mi sfugge perché è la maledizione dei nomi. Quando io accendo la telecamera non lo so, perdo i nomi.
Comunque, vi dicevo, quindi avevo questa preoccupazione di come si gestiscano questo genere di cose. Cioè, siamo sicuri che abbiate abbastanza tempo? Allora, vi posso rassicurare sul fatto che le cose sono state effettivamente rese al meglio dal punto di vista visivo, grafico, effetti speciali, jumpscare. Però si sente un po' il fatto che è un po' troppo. È un po' troppo. E un'altra critica negativa, se volete, comunque a me questo film è piaciuto da 7-8, quindi. Nel senso, cioè non gli darai 4,1 su 5 come ha fatto Coming Soon o robe del genere perché sembra un po' tanto, però comunque è stato positivo. Un'altra critica, vi dicevo, è il cambio del target, che questo film è un incrocio tra i piccoli brividi che prendono i 13 spettri. Non so se avete visto il film I 13 spettri, vi consiglio di riprenderlo perché, per quanto la trama non è che sia questa grandissima cosa, i 13 spettri sono spettacolari. Io adesso ancora a volte me li ricordo e dico sono bellissimi. E quindi vi dico, ho trovato molto questa cosa, i piccoli brividi incontrano i 13 spettri. Che avvicina il film a un target giovane. Quindi la maschera a questo punto mi trovo a dire che abbia senso, perché è più per dei ragazzini. Ho visto tanti ragazzini in sala. Nonostante il film sia molto pregevole per tutti, devo dire che il target è chiaramente più giovane rispetto ai precedenti. È un dispiacere, sì e no, nel senso che è bello vedere un horror per giovani, tra virgolette. Bello vedere che sia comunque molto curato nonostante il target sia più basso rispetto agli altri film. Mi spiace perché poteva essere un film tosto per tutti. Dove si vede il fatto che sia per giovani, diciamo, da molte cose grafiche, cioè la realizzazione di determinati oggetti, non tanto per gli oggetti in sé, ma quanto quello che esce dagli oggetti. E secondo me anche, non tutti ovviamente, e secondo me anche. La questione di come finisce, come i personaggi vengono coinvolti. Vedete che i protagonisti sono Young, non sono più Ed e Lorraine che amiamo tutti. Io amo alla follia queste due creature divine, che comunque a me avevano interessato anche prima dei film di Conjuring. E vi dicevo, si vede che il target è cambiato, però secondo me vale la pena, perché comunque, più che un Annabelle 3, perché sì, il focus è Annabelle, mi viene da dire che sia la stanza dei misteri, più che altro. Sia una questione legata alla stanza dei misteri, fa paura, sì, nonostante secondo me il target sia per più piccoli, ha dei jumpscare che sono perfetti, quindi sì, diciamo che promuovo il film, ragazzi, sarà che io sono stata abbagliata dai dettagli, io i dettagli li ho amati di questo film e quindi mi viene da dire che se i dialoghi vanno bene, i dettagli sono perfetti, ok, il target era più giovane, però tutto sommato ho visto dello schifo fino adesso, quindi sì, io lo andrei anche a rivedere. Un bel film, sono molto soddisfatta. Sicuramente poteva essere fatto meglio qualora il target fosse stato più alto. Mi chiedo se avesse avuto senso fare un film del genere perché fino adesso comunque, cioè, secondo me il 2 di Annabelle aveva già dato tanto e potevamo tenerlo così. Però, cioè, diciamo che 1 e 2 sono più per adulti, il 3 va più verso lo young, però comunque si mantiene molto bene. Adesso inizio la parte spoiler, solo perché devo aggiungere due o tre cosette che mi sono piaciute e non mi sono piaciute. Vi ricordo che io non parlo della trama del film perché non trovo spazio né nella parte spoiler né in quella no spoiler, quindi vi do la mia opinione. Allora, c'è da dire sicuramente che io ho odiato a morte, ma a morte proprio, cioè quando l'ho visto ho detto no, 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 non sarà così, il licantropo, perché per me era too much. Io mi sono girata verso Davide e ho detto: mi spiace, too much. Per me questo no. Il libro col grafio mi sembrava una roba tirata fuori da Gardaland, la parte dark. Non so se avete presente, c'era Sospiria una volta. Ecco, sembrava una roba del genere. No. Quando poi l'ho proprio visto, no. Anche il diavolo, tra virgolette, cioè nel senso la personificazione di Annabelle in versione dark, mi sembrava veramente, veramente, veramente soft. Considerate Annabelle 2 quando si vede metà corpo della donna appesa, cioè quello a me aveva preso molto. Adesso non ci sono questi splatter qua perché forse appunto il target è più piccolo. Mi spiace perché poteva essere, cioè la stanza, non mi potete fare uno Young sulla stanza. Eravamo tutti innamorati della stanza. E vabbè, ovviamente c'è del no sense anche in questo film, certo, cioè il fatto che non devi toccare niente e lei vada in giro e tocchi tutto.
Daniela, cara, cioè, no, io probabilmente entravo, sentivo l'aria che tirava e dicevo ciaone, ciaone tantissimo, lei tocca tutto. Non ha neanche senso, cioè che entra in una stanza e tu tocchi tutto, è il 2% della popolazione e vabbè, vabbè. A parte che se uno entra nel mio studio e tocca tutto, quello che è successo a Daniela nella stanza di, degli Warren è poco rispetto a quello che gli faccio io, molto poco. Ci sono persone, miei amici, che toccano tutto quando, cioè anche qua arrivano, toccano tutti i fumetti, una cosa che a me fa venire l'ansia e quindi, boh, non lo so, sarà che appunto vi dicevo, è questa cosa che mi ricorda qualcosa di familiare, quindi mi viene l'ansia, mi viene il nervoso, quindi no. Però comunque non era una cosa troppo forzata, ho visto cose molto più tirate per i capelli, quindi glielo perdoniamo. Mi piace un sacco che Judy abbia dei poteri simili a quelli della madre, per carità, fantastica. Mi è piaciuto tantissimo il traghettatore infernale e il gioco di società con le mani che escono. Però vi faccio riflettere sul fatto che secondo me hanno davvero voluto rendere bene tutti gli oggetti e ne hanno inseriti forse anche troppi. A questo proposito vi chiedo, un film come La Llorona, se riesco a parlare, oggi veramente, cioè dovrei bere dei litri d'acqua, il condizionatore fa casino, cioè scusate. Vi dicevo, un film alla luce di quanti oggetti sono stati mostrati e come qui, perché La Llorona no? Cioè La Llorona e La Sposa erano più o meno, cioè pari e patta, uguale. È chiaro che La Llorona è legata a una leggenda metropolitana che può stare a sé, come Valak, come anche la strega del Conjuring 1, che in questo momento, non mi ricordo, mi viene un termine con la B che però è un'offesa a donne di facile costume e non è il nome della creatura che, scusate, mi sfugge, scrivetelo nei commenti se ve lo ricordate. E quindi vi dicevo, ok, forse il fatto che fossero molto conosciute come leggende potevano dargli un film, però La Llorona è stata fatta veramente, veramente male. Valak in The Nun andava bene. Annabelle può essere fatta da parte, diciamo a parte rispetto ai The Conjuring, perché effettivamente è molto famosa. Però diciamo che anche La Sposa Cadavere è conosciutina e anche la TV che prevede il futuro in realtà è una creepypasta conosciutissima. Il braccialetto vittoriano del lutto non lo conoscevo, mi piace tantissimo, è stata geniale la scelta. E tra parentesi ho letto sempre nell'articolo che vi ho linkato qua sotto il fatto che molti degli oggetti sono stati comprati dai mercatini vintage a Los Angeles, dove hanno girato, cosa molto molto bella perché è proprio dalla realtà di quell'epoca, quindi altre cose sono state create come determinati dipinti, però insomma diciamo che l'abito da sposa fatto in stile anni 30 credo è stato fatto direttamente dalla costumista, quindi diciamo tutto molto molto curato, la stanza mi è piaciuta, il samurai me l'hai sfruttato poco, io avevo questa armatura e dicevo il samurai, gli altri ok, ma il samurai o la scimmietta vabbè in realtà l'abbiamo già vista precedentemente, però insomma, cioè, ok, sta sposa non fregava niente a nessuno, cioè non so voi, l'abbiamo vista in fondo, io pensavo si animasse il manichino e ciaone, invece no, l'hanno resa uno di quelli diciamo che si muoveva di più. E ok, traghettatore infernale bellissimo, la scatolina bellissima, adesso mi sfugge, probabilmente c'è qualcos'altro che dopo dirò, ah quello, però scusate, sapete che faccio le recensioni a caldo. Peraltro devo dire che sì, non mi ha convinto tanto il licantropo e il finale, che è un finale smielato, schifoso, che va bene, sarà pro, diciamo, accettazione contro il bullismo e tutto quello che vuoi. Cioè, io non mi aspetto un insegnamento sociale dagli horror. È anche vero che questo qua però ha un target sicuramente più piccolo, quindi forse poteva veicolare qualcosa di positivo. Non ne sentivamo il bisogno, io credo, però vabbè, c'è stato, quindi ce lo teniamo. E altro, la storia d'amore era assolutamente ininfluente. E vi ricordo che tutte queste dinamiche vengono prese, secondo me, tantissimo dai Piccoli Brividi, che sono sia dei libricini, ma sia c'erano la serie TV dei Piccoli Brividi. Sicuramente meglio fatti, per quello io citavo i 13 spettri, perché i 13 spettri, come sono fatti i 13 spettri, sono spettacolari. Uno degli horror che mi è piaciuto di più in assoluto, solo per questo dettaglio. Sì, io sono una di quelle persone che a volte per un dettaglio può promuovere un film. Quindi non mi ricordo qual era quell'horror, forse It Follow, che aveva una specie di telefonino fatto a conchiglia,
che io ho detto adoro, adoro, che è un film terribile, però per quello mi rimane impresso. Dico, ma non era così brutto, invece era brutto, invece era brutto. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate dei vari Conjuring. Fatemi sapere cosa ne pensate, secondo voi, di questo Annabelle, che fondamentalmente non fa altro che sì. Magari di Annabelle ci dà un po' la dimensione di quel demone terribile che appunto era parte di Annabelle, che veniva richiamato, ci dà magari quanto fosse forte come canale, ci dà come è creata la teca. Però secondo me poi Annabelle va in secondo piano, cosa che nel primo e nel secondo non è così. Qui l'attenzione era su troppe cose per focalizzarsi solo su Annabelle. Ci sta, sì, dopo due film su Annabelle, poi chissà cosa poteva aggiungere di meglio. Forse alla fine dovevano cambiare il nome, fare tipo il Museo degli Warren, ne avrebbe anche attirato di più. Però vabbè, De Gustibus, io il titolo lo gradisco poco, più che altro perché appunto vi dicevo il focus non credo sia Annabelle. Però tutto sommato non è male. So che alcuni di voi adesso mi diranno che non capisco niente di horror. Ci può stare in realtà, nel senso che io ho dei gusti un po' particolari, quindi mi rendo conto di non avere proprio delle opinioni che siano condivisibilissime. Però, boh, cioè, questo è uno Young fatto bene. Non mi era mai capitato di vedere uno Young fatto bene. Cioè, che anche gli adulti potessero dire, ma però non male. Quindi, non lo so, io sono rimasta contenta, Game Over anche. Ci spiace perché Annabelle 2 e The Conjuring 1 erano comunque tanta roba, e quindi ci potevano dare molto molto di più. Però non è andata male, soprattutto alla luce degli ultimi horror. Vi chiedo di scorrere nel mio canale nei video e guardare le altre recensioni horror e dirmi se quei film potevano essere accostati a questo. Quindi mi raccomando, parlatemi della saga di The Conjuring, qual è il vostro preferito, qual è il vostro spin-off preferito, se Annabelle, The Nun, La Llorona, insomma, parliamo un po' nei commenti, datemi il vostro punto di vista sia sul film sia in generale su questa saga. Mi piacerebbe portarvi un approfondimento sui Warren. Il fatto è che non so effettivamente se riuscirò a livello tempistico. Se ho tempo, vi prometto che ne parliamo. Soprattutto qualcuno di voi mi aveva chiesto di parlare delle esperienze paranormali. Non lo so, adesso vediamo se ci riesco, se è una cosa che riesco anche a livello temporale a fare, se ho un attimo, magari anche solo fare una live, insomma, vedremo, vedremo. Intanto lasciatemi qualche commento, parlatemi anche delle vostre esperienze paranormali a questo punto e se conoscevate già i Warren prima di questa saga. Niente, lasciate like, che mi aiutate sempre tantissimo. E condividete il video così arriva a più persone possibile. Commentate con la vostra opinione e vi ricordo di iscrivervi cliccando anche la campanellina, perché sennò arriva Annabelle. Che questa maschera è super inquietante, quindi già dovrebbe dare l'idea così. E tutti i nostri social sono in descrizione, compresa la mia pagina Instagram, g-lediloki93, dove vi faccio sempre delle stories dopo il film, no spoiler, vi do un'opinione a grandi linee, vi informo delle novità, insomma. Ci mettiamo d'accordo anche sui video che escono sul canale e anche Giulia R Official Page in caso vi interessino fumetti, libri e recensioni per iscritto, perché facciamo anche quelle. E mi raccomando, passate nel nostro gruppo Telegram dove spesso commentiamo insieme i film. Niente, mi sono dilungata abbastanza, vi ringrazio di essere stati con me per questo film, vi ringrazio dell'appoggio che ci state mostrando ultimamente, state crescendo tantissimo e siamo veramente stupiti. Grazie di tutto. Da Lady Loki e Annabelle, si spera anche lei, è tutto e ci vediamo al prossimo video. Bye gente! Bye!